Ragazzi, l'attesa sta per finire. Infatti, tra poche settimane uscirà finalmente il primo teaser trailer di Terminator Dark Fate. Basta la vista, ragazzi! Sono sempre io, TheGamer800, ragazzi, ci troviamo in un nuovo video informazioni su Terminator Dark Fate. Ebbene sì, ragazzi, finalmente siamo molto vicini all'uscita del primo teaser trailer di Terminator Dark Fate, che dovrebbe uscire appunto nelle prossime settimane. La cosa bella di questa notizia è che è stato proprio Tim Miller, il regista del film, a darcela sui social, tramite due post, uno su Twitter e uno su Instagram, in cui appunto annuncia la prossima uscita del primo teaser trailer del film. E possiamo dire che questa notizia è molto ufficiale, visto che stiamo parlando del regista del film. I post su Twitter e Instagram sono stati pubblicati da Tim Miller il 12 maggio. Dovete sapere che il 12 maggio è il Terminator Day, è un giorno importantissimo perché, ragazzi, è l'anniversario dell'arrivo di Kyle Reese e del primo T-800 nel primo film di Terminator. Quindi tutti quelli che sono affezionati a questa saga dovrebbero saperlo. Io ovviamente lo so già, il 12 maggio lo so benissimo, visto che conosco a memoria la saga di Terminator, quindi so che il 12 maggio è l'anniversario dell'arrivo di Kyle Reese e del primo T-800 nel primo film, roba davvero assurda. E quindi in questa occasione il nostro caro regista Tim Miller ha caricato questi post, in cui c'è anche una foto molto molto importante. Infatti la foto caricata nel post ci mostra su più schermi una Sarah Connor che sta imbracciando un lanciarazzi e sembra anche che abbia appena sparato a qualcuno, sicuramente il Terminator cattivo. Ragazzi, in questa foto, analizzandola bene, notiamo che ci sono due schermi con la stessa Sarah Connor che ha appena sparato con il lanciarazzi e poi c'è quest'altro schermo in cui appunto Tim Miller sta editando il trailer che poi uscirà, il primo teaser trailer. Quindi di solito il primo trailer viene chiamato teaser trailer, quindi possiamo vedere un programma di editing e appunto c'è quella scena lì dove c'è Sarah Connor con i lanciarazzi e poi la vediamo anche su più schermi, quindi roba assurda. Tra l'altro questa è una nuova scena, un nuovo fotogramma che ci mostra qui, che non abbiamo mai visto. Ovviamente abbiamo visto la prima immagine ufficiale, poi abbiamo visto altre 6 immagini ufficiali che ci mostrano appunto 6 personaggi, ma non abbiamo visto ancora altre scene, altro materiale, ecco. Quindi questa qui, ragazzi, è tutta roba nuova, fresca, ecco perché ve la porto subito con qualche giorno di ritardo, ma ve la porto, ragazzi, perché questa è tutta roba da andare ad analizzare insieme. Quindi appunto vediamo questa Sarah Connor con il lanciarazzi nero classico, sempre vestita con appunto gli abiti neri, con appunto anche il giubbotto antiproiettile, gli occhiali da sole che abbiamo visto nelle altre foto ufficiali. Quindi magari questa foto ci mostra quel momento che avevamo letto già nella descrizione ufficiale delle scene del film, in cui appunto Sarah Connor arriva con un camion, scende appunto da questo camion e direttamente spara con il lanciarazzi a Gabriel Luna, al Terminator cattivo. Se non mi sbaglio, distruggeva il Terminator di metallo, cioè la parte non di liquido nero di Gabriel Luna, ma la parte che si era già staccata. Quindi deve essere quel momento lì, se è sul ponte che si svolge. Se poi è in un altro momento, sarà magari in qualche altro momento del film in cui sta proteggendo Danny Ramos. Quindi magari non sarà per forza la prima scena, quella lì dove arriva col camion, ma magari una scena successiva in cui la ritrova Danny Ramos e la protegge qui. Quindi magari arriva il Terminator e arriva anche lei, quindi lei arriva e lo spara direttamente con il lanciarazzi. Nello sfondo della foto possiamo notare un colore marroncino, quindi potrebbe essere o tipo il deserto, quindi in Messico, quando sono già in Messico, oppure potrebbe essere che si trovano tipo vicini a un campo di grano, comunque un campo di cereali in generale, perché, ragazzi, c'è una foto che vi mostro adesso in cui Danny Ramos ha appunto il suo zainetto e sta tipo scappando, si sta guardando intorno e appunto attorno vediamo questo campo di cereali, chiamiamolo campo di cereali. Quindi potrebbe essere che Sarah Connor è appena arrivata in quel punto dove è Danny Ramos,
quindi la tengono sempre sott'occhio, anche se magari in qualche momento del film la perderanno d'occhio, quindi magari la ritrovano sempre, sia Sara, sia il T-800 e anche Grace. E quindi magari arrivano qui e la proteggono, distruggendo magari nuovamente Gabriel Luna, che poi magari si rimette in sesto di nuovo. Quindi non riesco precisamente a capire in quale luogo si svolgerà questa scena, perché è solo un fotogramma che abbiamo, però posso ipotizzare che potrebbe essere o quella scena del ponte, sopra al ponte, quindi quando Sarah Connor scende dal camion e spara direttamente appunto al Terminator cattivo di Gabriel Luna. Oppure potrebbe essere semplicemente un'altra scena, perché appunto si vede sullo sfondo questo campo di grano, oppure il deserto, un'altra scena magari dopo quella scena lì del ponte. Quindi Sarah Connor nuovamente spara con il lanciarazzi. Quindi cazzutissima Sarah Connor in questo film, come anche nel secondo film. Quindi ragazzi, molto molto bene, manterranno appunto il personaggio di Sarah Connor così com'è, come era appunto in Terminator 2. Quindi sono davvero contento, la manterranno quindi molto molto cazzuta, perché vedo che lei sarà tipo uno dei personaggi più importanti, perché il T-800 sappiamo che sarà comunque abbastanza invecchiato, poi scopriremo anche la sua storia, però qui vediamo che Sarah Connor è ancora molto in azione, cioè la vediamo già con lanciarazzi direttamente quando tipo in Terminator 2 sì, ok, aveva le armi, ma magari non era così coraggiosa da andare in prima linea, andava sempre il T-800 in prima linea, poi c'era lei, poi c'era John Connor che era un po' più piccolo, quindi appunto, qui la vediamo direttamente in prima linea, arriva lei e salva la situazione. Quindi, raga, roba assurda, ritroveremo in questo film la vera Sarah Connor e non quella che abbiamo visto in Terminator Genisys, che appunto molti dicono che neanche andava bene, era troppo piccola. E infatti è così, ragazzi. E mentre quella che abbiamo visto, l'attrice che abbiamo visto interpretare Sarah Connor in Terminator The Sarah Connor Chronicles, quella lì andava molto bene, ragazzi. Diciamo che ricalcava un po' il personaggio di Sarah Connor di Terminator 2, quindi ci stava tantissimo. Anche lei possiamo dire che andava sempre in prima linea. Quindi vogliamo una Sarah Connor bella cazzuta come era appunto un tempo. Quindi, raga, questa foto ci assicura che vedremo Sarah Connor cazzuta come un tempo. E questo va benissimo. Tra l'altro, Tim Miller nel suo post ha scritto questo: mi piace passare il Terminator Day in una stanza buia elaborando oscuri pensieri. E la nostra stazione di editing è il posto perfetto. Quindi a lui praticamente piace passare il Terminator Day il 12 maggio in una stanza buia, elaborando oscuri pensieri, dice lui. E la nostra stazione di editing, quindi una stanza dove si edita appunto il trailer, il film, ciò che stanno facendo, è il posto perfetto. Ok. Siamo qui per dare il tocco finale al nostro primo trailer. Attenzione ragazzi, quindi il 12 maggio, in concomitanza appunto con quella giornata, lui stava qui a dare il tocco finale al trailer, quindi si vede appunto che lo sta facendo nella foto, sta editando appunto il trailer. Poi continua dicendo: siamo a poche settimane dal rilascio di questo stronzo, inteso il trailer, e noto con piacere che questo regista, Tim Miller, è uno scherzoso, uno divertente, quindi non è uno di quelli seri. Infatti, come notate, in questi post che lui fa sui social è molto divertente, scrive queste battute qui. Comunque poi continua scrivendo: siamo molto molto eccitati. Lo credo ragazzi, lo credo che sono eccitati, perché credo che sia lui, Tim Miller, James Cameron e tutti quelli del cast non vedono l'ora che esca questo film per vedere come andrà. Perché, come sapete, gli ultimi tre film, Terminator 3, Terminator Salvation e Terminator Genisys, hanno fatto flop. E è stato un peccato, ragazzi, perché potevano creare benissimo delle altre trilogie. Però sono andati male, quindi non hanno voluto continuare, non se la sono sentiti. Quindi, con la presenza di Tim Miller alla regia, che è un bravo regista, ha diretto Deadpool 1, che mi è sembrato un bel film, quindi ci sa fare. Con la supervisione poi di James Cameron, che è appunto il creatore, della saga di Terminator, quindi se non sa lui le cose, chi le deve sapere? Quindi, ovviamente, ci metterà lui anche un tocco, quindi consiglierà cosa fare, quindi sicuramente verrà un film della Madonna, già così. Con la presenza di Tim Miller e di James Cameron. Se poi pensiamo anche che ci sono Arnold e Linda Hamilton, quindi altri due ritorni, sappiamo ragazzi che il film sarà un film della Madonna, cioè lo spero perché non voglio che sarà tipo un altro flop e quindi poi la saga sarà chiusa per sempre, quindi nessuno vorrà più farci film perché capiranno che la saga non va, almeno in questo momento, diciamo in questo secolo non va e quindi non andranno più avanti, ragazzi. Cioè, se andrà male questo film, io penso che nessuno avrà più voglia di prendere i diritti e
e faccia altri film sopra, se non James Cameron stesso, perché appunto i diritti di Terminator ritorneranno a lui proprio quest'anno, nel 2019. Quindi spero che questo film vada bene, così da dar via a un'altra trilogia, perché ragazzi, l'obiettivo è appunto cercare di vedere come va questo film per poi appunto far partire una trilogia, nel senso che questo film sarà il primo di tre film, quindi roba assurda ragazzi, non vedo l'ora, e quindi appunto non devono assolutamente sbagliare questo film, se no sono finiti, sono morti, cioè nel senso la saga di Terminator, ciao ciao, non possiamo fare più nulla ragazzi, perché appunto se va male sto film, appunto tutti quanti, anche altri registi, capiranno che la saga non va. Non può andare avanti, nel senso qualsiasi film fai non è più interessante e quindi non andrà più avanti, ragazzi, sarà morta, sarà un dispiacere enorme perché essendo io un grande fan della saga, cioè nel senso sarei il fan numero uno, ci rimarrei malissimo, quindi voglio sperare che abbiano fatto le cose bene, ce ne accorgeremo anche dal trailer e quindi appunto spero che Tim Miller e James Cameron abbiano fatto un bel lavoro, ragazzi, lo voglio dire, spero davvero che andrà tutto bene perché, raga, davvero non voglio pensare a un futuro senza la saga di Terminator. Sarei io morto insieme alla saga, quindi non posso pensarci, non posso pensare a questo pensiero negativo. Quindi adesso, grazie al post di Tim Miller, sappiamo che il teaser trailer sta per uscire. Sicuramente nelle prossime settimane sarà già online, prima della fine di maggio. E io, ragazzi, sono molto molto contento, anche se mi aspettavo l'uscita del teaser già il 12 maggio, in concomitanza con il Terminator Day. Purtroppo non è stato così, però ragazzi, fa nulla, comunque vedo che appunto il regista si sta dando da fare, quindi vedete, mette anche i post online giusto per avvisare appunto i fan che stanno aspettando il film o comunque il trailer, quindi fa anche un'opera buona avvisando perché quell'ansia ci sta mangiando vivi, ragazzi, almeno io parlo per me. E non riesco più ad aspettare, raga, voglio materiale su cui farci video, voglio sapere come sarà il film, quindi farmi più o meno un'idea, quindi se gasarmi, se non gasarmi, voglio sapere un po' queste cose qua. Comunque, se già il 12 maggio, appunto, il nostro regista stava già dando il tocco finale al trailer, vuol dire che, ragazzi, magari dopo qualche giorno, dopo aver caricato questo mio video, magari sarà già uscito, chissà. Quindi io ve lo carico il più presto possibile e spero che anche voi, ragazzi, non vedete l'ora che esca il film. Quindi mi raccomando, andare a vederlo poi quando uscirà il 31 ottobre 2019. Comunque ragazzi, oggi in questo video abbiamo analizzato insieme sia la foto sia ciò che ha scritto appunto il regista Tim Miller. Quindi diciamo che tutto questo video era incentrato appunto su questo post che ci mostra appunto un nuovo screen, un nuovo fotogramma di quello che sarà appunto il trailer, di quello che sarà appunto il film e anche appunto che il trailer sta per uscire, perché se appunto non vedevamo questo post, non sapevamo quando sarebbe uscito, magari tra qualche mese, invece no ragazzi, entro maggio io credo uscirà appunto questo teaser trailer, questo primo trailer, e ovviamente appena uscirà, ragazzi, ci faremo la reaction video e l'analisi approfondita, assolutamente, perché è un film che mi interessa troppo, ragazzi. Sta al di sopra di tutti i film, anche di Avengers Endgame. A questo punto, ragazzi, io credo di aver detto tutto, e quindi niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete, ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!